l'agenzia, come al momento avviene, non pubblica l'elenco dei beni sequestrati, ci sono delle sanzioni previste dalla normativa dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, numero 33, quella che si chiama responsabilità dirigenziale, perché ad oggi, Presidente, l'Agenzia dei beni confiscati alla mafia non pubblica l'elenco, dicendo che c'è nel suo sito un allineamento col Ministero della Giustizia, e quello che accade è che nessuno viene sanzionato. Quindi noi vogliamo che l'Agenzia abbia parte attiva dal sequestro e che pubblichi questo elenco. Grazie. Grazie a lei. 13.13 Sarti, con il parere contrario del relatore e del governo, la votazione è aperta. Carinelli. Iacono. Onorevole Iacono, proviamo a vedere se... Dinca. Ok, altri che non riescono a votare? La votazione è chiusa. Presenti 409, votanti 374, astenuti 35, maggioranza 188, favorevoli 82, contrari 292, la Camera respinge. 13.15 minuti, chi parla? Nessuno. Ecco. La votazione... Col parere contrario del relatore e del governo, la votazione è aperta. Fabbri, Cesaro Antimo, Sani. Ci sono altri colleghi che non riescono a votare? Antimo Cesaro, Liuzzi, Fabbri. Fabbri. Bene, vi ho dato tutti? La votazione è chiusa. Presenti 408, votanti 392, astenuti 16, maggioranza 197, favorevoli 75, contrari 317, la Camera respinge. 13.16, onorevole Sarti, prego. Voto favorevole del Movimento 5 Stelle. Grazie, a titolo personale non venuti. Presidente, il fenomeno dei beni sequestrati e confiscati alla mafia è di circa 30 miliardi, più della legge di stabilità. Questo è il valore che hanno i beni sequestrati e confiscati alla mafia. Allora, noi chiediamo semplicemente che l'agenzia abbia un ruolo attivo. L'agenzia deve avere più persone e più risorse economiche. Però non è possibile che l'idea del governo e della maggioranza è quella invece di far partecipare l'agenzia alla confisca di secondo grado, perché allora significa che il ruolo dell'agenzia è inutile. Noi vogliamo che siano dati più soldi e più persone competenti all'agenzia. E proprio per questo, in coerenza con questa richiesta, che in alcune parti viene accolta, chiediamo che quindi l'agenzia abbia un ruolo attivo prima e non dopo, come è accaduto. Grazie. Fra parentesi, Presidente, questo è proprio quella parte che va a correggere quello che si chiama coordinamento formale, cioè